Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Bob Dylan ha fatto sapere che il 10 dicembre non sarà a Stoccolma a ritirare il premio Nobel per la letteratura assegnatogli. Dylan ha spiegato di avere altri impegni presi in precedenza, lo ha reso noto l'Accademia svedese. L'attore italiano Carlo Verdone ha commentato: la scelta di Dylan mi porta a urlargli, a Bob, ma falla finita. Ma qual è l'impegno più importante di un mondo accademico per eccellenza che ti porta a non rispondere per settimane? E alla fine a chiudere con c'ho un altro impegno? Ma c'è anche chi stima Dylan e gli riconosce coraggio in questa scelta. Lei cosa ne pensa? Sta con Verdone o sta con Dylan? Che Verdone non ci dovrebbe mettere il naso, ecco. Ognuno le pensa a modo suo, no? Quindi null'altro da dire, ecco. Trova che la scelta di Bob Dylan comunque secondo lei sia assolutamente da condannare? È ragionata, voglio dire, non è così che d'amblè uno parte e va. È vero che è un premio Nobel, ma è altrettanto vero che Verdone non è la persona adatta per commentare una testa come Bob Dylan. Sono d'accordo con Verdone. Come mai? Beh, mi sembra illogico rifiutare premio Nobel. Sto con Verdone. Come mai? Al 100%, perché è una cosa fuori dal normale, dai, la statua, dai, ma scherziamo. Non si può rifiutare un premio del genere, dai, è il colmo, secondo me. E poi, cos'è che pensa che possa aver portato questo cantautore a non accettarlo? È sempre stato un po' particolare in tutte le cose, quindi io lo conosco perché ho una certa età, le sue canzoni e questo. Lui è sempre stato tutto particolare, si è sempre ha fatto una distinzione nei confronti di tutti i cantanti. Pensa che in questo singolo caso voglia acquistare un po' di visibilità oppure non è quello? Per me no. Per me no, anzi, per me fa un errore madornale non ritirare la statuetta. Qualcuno ha criticato il fatto che il premio Nobel sia stato assegnato proprio a Bob Dylan. Dicono non è meritevole di ricevere questo premio. Ma c'era qualcuno che diceva che non era meritevole neanche Dario Fo all'epoca. Per cui voglio dire, è gente che anche lì, ecco, non dovrebbero intromettersi in cose che non conoscono. Secondo me Dario Fo era un grandissimo personaggio e meritava, come lo merita Bob Dylan. A me non piace, per esempio, però in realtà i suoi testi erano importantissimi, sono importantissimi. Quindi, ma questo può essere opinabile. A me non dispiace, però il suo comportamento non è logico. Per finire, secondo lei cosa l'ha portato a non volersi presentare? Vuole acquistare visibilità oppure altro? Secondo me è una forma di snobismo. Che forse lo contraddistingue un pochino da sempre, no? Sì, può darsi. Quello, sai, ci sono delle persone molto più in alto di me che sanno giudicare queste cose, quindi se l'hanno giudicato così un motivo c'era.